Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Io sono Serena di Ciacchiazione ed eccomi qui finalmente con voi per parlarvi di uno dei miei film preferiti, candidati agli Oscar di quest'anno, ovvero Coda, I segni del cuore. Ne ho parlato tantissimo durante le live, infatti chi ci avesse seguito durante le live lo sa. È sicuramente il mio film preferito dei 10 candidati all'Oscar. Non perché sia realmente il migliore come fotografia, scenografia o altro, ma perché per una volta finalmente abbiamo un film che parla di un argomento abbastanza importante, no, abbastanza importante, scusate, importante, però allo stesso tempo senza farlo in modo realmente pesante come di solito sono i film candidati agli Oscar. Allora, appunto, il film si chiama Coda, I segni del cuore, e parla di una famiglia, la famiglia Rossi, quindi con un cognome italiano, però non sappiamo di più se, insomma, avevano origini italiane, la famiglia origine italiana o no. E comunque, abbiamo questa famiglia dove sono madre, padre e due figli, un ragazzo e una ragazza di qualche anno di differenza, la ragazza è l'ultimo anno di high school, di liceo. E tutta la famiglia, a parte lei, è diciamo la famiglia non udente. Quindi lei si ritrova ad essere l'unica udente di questa famiglia e quindi è come un po' lei si sente responsabile appunto per la famiglia e per questo mette da parte un po' i suoi sogni. Allora, nel cast abbiamo Marlene McLean che ha vinto un Oscar. Allora, lei è sordomuta, però qualche anno fa, se non sbaglio, ha vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista. È la prima donna, diciamo anche non solo la prima donna, ma la prima persona sordomuta, quindi non udente, ad aver vinto un Oscar. Poi abbiamo Daniel Brandt, che fa la parte del figlio, e tutte e due, sia Marlene che Daniel, l'abbiamo conosciuti nella serie TV Switched Birds. Se non l'avete vista, vi consiglio di vedere anche quella. E poi abbiamo Eugenio Derbez, che è un comico, è di origine latina, americano, infatti parla sia molto bene sia inglese che spagnolo. Ed è molto molto bravo e lui fa il professore della ragazza, il professore di musica della ragazza, che è colui che spinge la ragazza, diciamo, come posso dire, a seguire i suoi sogni e per una volta pensare a se stessa e non alla famiglia. Poi abbiamo Troy, scusate il cognome, non mi ricordo mai come si pronuncia, Troy Kotsur, mi pare. Che è il padre della ragazza, quindi il signor Rossi, se vogliamo metterla così. E come sappiamo e come ne abbiamo parlato anche nelle nostre live, ha vinto il SAG Awards per migliore attore non protagonista. Quindi è possibile che vinca un Oscar diciamo, per questo ruolo? Sinceramente, nonostante gli altri della categoria siano molto bravi. Io spero di sì. La protagonista è Emily Jones, anzi scusate, no, no Emily Jones, Emilia Jones, perdonatemi, ed è l'attrice che ultimamente abbiamo visto in Lock and Key, la serie di Netflix. Molto carina, molto brava, veramente, veramente brava. Mi era piaciuta tantissimo in Lock and Key e mi è piaciuta tanto, tanto, tanto anche nel film. Invece l'autrice, scusate, la produttrice del film è Shawn Heder, che è una delle scrittrici della serie, sempre Netflix, di Orange is the New Black. Quindi da lei non si può aspettare che il meglio, diciamo. Comunque, torniamo alla storia. Come dicevo prima, tocca questo film un argomento importante che solo forse negli ultimi, ecco, forse solamente da Switched Birds, la serie TV di cui vi parlavo prima, dove Marlene era la protagonista e Daniel è venuto dopo della serie, se non sbaglio, comunque aveva una parte nella serie, che
diciamo, si parla del mondo dei non udenti. Questo film non parla solo della persona udente che non sente e quindi cosa prova, ma diciamo la produttrice ha voluto cambiare e farci capire cosa prova una persona udente in una famiglia non udenti. Perché? Perché ovviamente se in una famiglia di non udenti tu sei l'unica che sente, che riesce comunque a parlare con altre persone, a interagire con altre persone, quello che tocca fare è aiutare la famiglia. Quindi ogni volta che la famiglia doveva andare a lavoro oppure a, come abbiamo visto anche nel film, in un gruppo per parlare con gli altri abitanti della città, eccetera, lei faceva praticamente da traduttrice. Si ritrova a un punto della sua vita dove è all'ultimo anno di liceo e quindi vorrebbe uscire da quella città, da quella vita, però decide a un certo punto, inizia con il professore di musica a prepararsi per il provino per entrare in una delle scuole più buone di musica e poi decide di abbandonare il progetto perché pensa, ma se io me ne vado, come la mia famiglia, come fa senza di me? Ed è questa una cosa che mi ha toccato veramente tanto, perché io ho una, insomma, una, faccio parte di una famiglia udente, ok? Quindi non mi sono mai dovuta preoccupare, nonostante magari nella mia famiglia abbiamo avuto dei problemi, eccetera, però non mi sono mai dovuta preoccupare del fatto che io da una parte mi dovessi prendere cura dei miei genitori o comunque di mio fratello. Anzi, erano i miei genitori che si sono sempre presi cura di me. E quindi ho pensato, cosa avrei fatto, cosa avrei provato se avessi dovuto prendermi cura della mia famiglia? E pensandoci, ragazzi, non è una cosa facile, perché i figli dovrebbero fare figli, non i genitori. Però ci sono questo tipo di occasioni dove è il figlio o sono i figli che devono aiutare la famiglia e cercare di essere maturi prima della loro età, e a volte purtroppo alcuni figli non proseguono i propri sogni per aiutare la famiglia. Quindi non voglio spoilerarvi la fine, voglio che vediate il film perché ne vale veramente veramente la pena, e ci sono alcune scene dei genitori divertentissimi, perché nonostante loro sono non udenti amano la vita, e vabbè, dovete guardarlo perché non si può nemmeno descrivere con le parole quanto siano bravi e simpatici comunque questi due genitori. E anche se la figlia ogni tanto questo modo di essere dei genitori non va tanto bene. Quindi mi raccomando, questa è la mia breve recensione sul film. Non voglio raccontarvi scena per scena o quello che realmente, diciamo, che succede alla fine. Mi raccomando, vedetelo, votatelo per gli Oscar, nel senso votatelo con il cuore, e ci vediamo alla prossima puntata. E come dice il film, e come, diciamo, si dice nella lingua dei segni, I love you, vi voglio bene, ciao, grazie!